Le manguste hanno un corpo allungato e le zampe corte, il muso appuntito e la coda cespugliosa, affusolata. Gli occhi sono di modeste dimensioni e le orecchie, piccole, sono quasi nascoste dalla lunga pelliccia piuttosto grossolana e ruvida. La maggior parte delle manguste sono opportuniste. Il maschio si muove lasciando segnali olfattivi in prossimità di quelle femmine che sono in fase recettiva dal punto di vista sessuale e riproduttivo. Come quando ti svegli da un bel sogno. Come un gioiello in uno stagno. Credo di essermi perso e non riesco più a tornare indietro. Chiamo il tuo nome invano, come una scheggia di vetro. Lo so che ho smarrito la strada e che non si torna più a casa. La maggior parte delle manguste ha 5 dita. Occorre inoltre ricordare che, contrariamente a quello che si creda, non sono totalmente immuni al veleno dei serpenti. Pensa comunemente che in Oriente le manguste si nutrano di serpenti. Le manguste si nutrano di serpenti.